La Vastese non va oltre lo 0-0 contro il Porto d'Ascoli all'Aragona e rimanda ogni verdetto all'ultimo atto. I padroni di casa fanno la partita ma non riescono a scardinare le maglie della difesa marchigiana al termine di un match scialbo e avaro di occasioni. Out ancora Agnello per infortunio, mister D'Addario nel 4-3-3 inserisce Sansone a centrocampo con Allegri e Monza, nel tridente con Alonzi e Alessandro Celle Noci. Deve fare i conti con le squalifiche di Sensi e Rossi il Porto d'Ascoli, guidato oggi dal vice Bogliari con Ciampelli fermato, anch'egli dal direttore sportivo nel 4-5-1 il terminale offensivo, e Spagna rientrato mercoledì. Primo tempo equilibrato tra le formazioni che si danno battaglia a centrocampo dopo tre giri di lancette. Alonzi da fuori impegna testa che para in due tempi. Dopo un minuto lampo di Verdesi dalla parte opposta che centra in pieno la traversa, ma il gioco è fermo per una posizione di offside sanzionata a Spagna. Sfiora quindi il vantaggio la Vastese al 20° con un colpo di testa di Di Filippo, bravo nell'inserimento e a raccogliere il traversone dalla destra, ma non riesce ad angolare e testa può bloccare. Al 22° sul fronte opposto passa l'acqua sempre di testa da solo, l'illusione del gol, spedendo di poco al lato della porta difesa da Di Rienzo. La gara è combattuta, la Vastese spinge nel finale di frazione ma fatica a trovare spazi, come al 40° quando Alessandro entra in area e fa partire la conclusione murata dalla difesa. La prima frazione termina così sul parziale di 0-0. In avvio di ripresa inserisce forze fresche in avanti D'Addario, richiamando Alonzi e Le Noci e gettando nella mischia Scafetta e Stivaletta nel tentativo di dare maggior vivacità sulla tre quarti. Primo lampo della ripresa al 10° traversone dalle retrovie, Monza arriva in corsa e manca l'aggancio non riuscendo ad indirizzare la sfera in porta, per poi lasciare il posto al 18° a Ficara. Al 22° gran sgroppata sulla sinistra di Stivaletta che arriva sul fondo e mette al centro, ma testa è attento e in uscita anticipa Scafetta in agguato. Insiste la Vastese al 28°, dialogano i due neoentrati Ficara e Scafetta, il cross in mezzo e l'anticipo di testa su Alessandro ben appostato. Quindi proteste aragonesi al 31°, traversone pericoloso di Stivaletta per la corrente Scafetta che tenta l'anticipo e toccato, chiede il calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. Nel finale non accade praticamente più nulla, al termine di un secondo tempo abulico Vastese e Porto d'Ascoli si dividono la posta in palio, i marchigiani esultano per la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo. I biancorossi salgono a quota 50 e si giocano il tutto per tutto domenica prossima a Nereto. Mister D'Addario contro il Porto d'Ascoli è maturato 1-0-0, la Vastese ha provato a fare la partita ma era difficile vincere contro una squadra che si difende in 8. Anche in 9, più il portiere, insomma. Però al di là di questo, insomma, ripeto, è capitato con il Fiuggi allo stesso modo. Ma loro hanno un'idea di gioco, quindi loro fanno quel tipo di lavoro per poi ripartire, e ci hanno messo anche in difficoltà al primo tempo, quindi non abbiamo subito gol e è stato anche importante perché col Fiuggi poi abbiamo subito gol e non siamo stati capaci di ribaltare la partita. Ma al di là di questo penso che giocare 3 partite in questa categoria, con 3 partite in 7 giorni, con un caldo così, con gli stessi uomini più o meno, tranne uno perché è entrato Alessandro che aveva fatto un tempo, tutti gli altri allo stesso modo, perché sono quelli che ti danno qualcosa in più sotto il profilo, proprio con una squadra del genere dell'uno contro uno, diventa difficile. Però i ragazzi si sono impegnati al massimo. Sì, abbiamo festeggiato perché l'obiettivo è raggiunto, nel senso che noi come matricola della Serie D per il primo anno l'obiettivo nostro era la salvezza. Non siamo riusciti a festeggiare domenica scorsa che abbiamo preso gol all'ultimo minuto, però questi ragazzi meritano tutti i festeggiamenti possibili, immaginabili, perché abbiamo onorato il campionato, abbiamo fatto tutto quello che c'era possibile fare per salvaguardare la categoria, e non era facile per noi perché primo anno in Serie D per una società così organizzata, noi cerchiamo di essere sempre nel bene per i giocatori e per tutti, per gli avversari, e cerchiamo di mantenere sempre alto il nome del Porto d'Ascoli, e come primo anno in Serie D siamo felicissimi.